Ciao amici, il video di oggi riguarderà se conviene di più comprare le robe di magia in Italia o all'estero. Colgo l'occasione anche per farvi vedere che ho preso, cioè mi sono arrivati due pacchi e spacchetto mentre vi parlo. Allora, io una volta ero dell'idea che conveniva molto di più comprare le cose all'estero, perché dicevo, hanno cose più esclusive, costano di meno, perché comunque la maggior parte delle volte si paga in dollari o comunque si va a pagare meno che dai rivenditori italiani, con l'unica differenza però che i tempi sono cambiati. Madonna, cos'è sta roba? Io un tempo compravo tantissime cose dall'estero. Ok, sono un genio, ho appena aperto una cannuccia gigante ad apparizione. Non ci sono neanche le istruzioni, non so come chiuderla. Ostia, ma chi l'ha inventata sta roba? La domanda è, perché l'ho presa? Era così, no? Facciamo il test. Non credo funzioni così. Comunque, questa cosa l'ho pagata un dollaro. Perché adesso mi sono messo a comprare cubi di Rubik? Ci sono degli oggetti come per esempio questo. Ah, questa è una figata. Che ho preso dalla Cina. Che sinceramente non mi interessa se è fatto bene o è fatto male, perché per l'utilizzo che ne devo fare io, sinceramente non mi cambia la vita. Magari ve lo farò vedere in un video. E qua dentro ci sono un sacco di cose. Questo pacco gigantesco dalla Cina lo paga 45 euro di dogana. Ah, c'è anche un rompicapo. E all'interno di questo pacco ci sono un sacco di cose brutte, ma veramente brutte, cioè che non costano niente e fatte dai cinesi, che ti arrivano probabilmente anche rotte. Ecco Jack, perché hai acquistato dalla Cina degli oggetti che probabilmente non userai mai? Perché la Cina per esempio è fenomenale con quegli oggetti veloci e visuali, e queste sono le cose che di solito utilizzo su Instagram. Quindi ogni volta che esce tra virgolette una novità, ma che cos'è? Preferisco prenderle in Cina. Con l'unica differenza che molte volte non sai che cosa compri. Come Jack, non sai che cosa compri? No ragazzi, io sul sito vedo una cosa e mi arriva un'altra. Questo lo devo assolutamente provare. Quindi perché andare a comprare in Cina, Jack? Oh, questo è figo. Un set di anelli, figata. Bene, no? Qua dentro sono curioso di vedere che cosa c'è. Conviene andare a comprare in Cina? Secondo me no. Oh, guarda che bella questa. A meno che non abbiano cose come questa, ovvero una valigetta porta tutto. Guardate che bella. Qua ci possono stare i mazzi di carte, ci possono stare le monete, ci possono stare i cubi di Rubik, perché questo come potete vedere ha la dimensione, senza la scatolina, di un cubo di Rubik. Ecco, questa cosa non l'avevo mai vista in Italia. Una valigetta fatta apposta per portarsi le robe da mago dietro. L'ho pagata tipo 10 dollari e l'ho presa. Quindi a meno che non ci siano delle cose che proprio in Italia voi non abbiate mai visto, come per esempio questo, o questo, no questo no, o questo, io non vi consiglio di comprare dalla Cina. Però se come me vi interessano le trashate, che probabilmente farete una volta nella vita e poi le butterete via, comprare dalla Cina non fa male, speriamo. Invece Jack, che cosa ne pensi di quelli che comprano dall'America? Hai mai comprato dall'America? Ho comprato un sacco di volte dall'America. E la cosa brutta dell'America è che ti sembra di pagare meno, ma in realtà paghi uguale, se non di più. In questo caso, ma... figo. Io ho comprato da tantissimi siti americani, dalla Tower 11, dall'Art of Play, dall'Illusionist. Ho comprato veramente da un sacco di parti e alla fine, tirando le somme, paghi la stessa cifra che pagheresti in Italia. Ma come Jack, non è possibile perché paghi in dollari. Hai ragione. Sì, però col costo della spedizione, col costo il 90% delle volte con la dogana, vai a superare addirittura l'importo che pagheresti in Italia. E quindi Jack, perché hai comprato questo pacco dall'America? Non l'ho comprato. Mi è stato regalato dall'Art of Play. Mi hanno regalato un botto di roba. Guarda che figo, un set di gioco. Guarda, di legno. Spettacolo. Vabbè. Ma che bello. Grazie Art of Play. E invece Jack, per quanto riguarda i mazzi di carte, allora, sono sincero, ma questo pacco che cos'è? E questo? No, è una lampada. È la lampada dell'Art of Play, quella che hanno i VIP. Grazie Art of Play, siete fantastici. E quindi Jack, ci consigli di comprare dall'America?
sinceramente no. A meno che non troviate una cosa che non c'è da nessun'altra parte, come per esempio, non lo so, delle carte che volete in Kickstarter, o delle carte che ha soltanto il sito di quella lì all'esclusiva, non le rivende a nessuno, allora sì, vi consiglio di comprare dall'America. Ma se non c'è nessuna di queste, di questi fattori, sinceramente si può fare anche a meno. Per un pacco del genere io avrei pagato più di $170 di spedizione. Per lo stesso pacco in Italia avrei pagato 5,90 euro. Per questo pacco in particolare ho pagato 24 euro di dogana, e per il pacco precedente che ho comprato ho pagato 40 euro di dogana. Però dall'altra parte queste cose le ha solo l'Art of Play. Fammi vedere se funziona o se salta per aria. Raga, se esplode... aspetta, ma manca l'adattatore. Pezzi di merda. Raga, non ce l'ho l'adattatore di questo. Vabbè, meno male, così non esplode. Mi è arrivato un messaggio su WhatsApp e non ci voglio scendere le scale. Ah, mi ha anche regalato questo mazzo, che non ce l'avevo. Cioè, ce l'ho dell'altro colore. Cube Line, Playing Cards. Non ce l'avevo. Quindi, stavo dicendo, a meno che non troviate delle cose veramente particolari come queste carte, io non ve lo consiglio di comprare dall'estero, perché questi mazzi tra neanche una settimana saranno in Italia, e se voi fate la spedizione normale dall'America ci mette minimo una settimana, e rischiate di andare a spendere un botto di soldi per la spedizione quando semplicemente se aspettate una settimana vi arriva in Italia e pagate meno della metà della metà della metà della metà di quello che pagheresti in America. Ma Jack, allora perché tu hai tutte queste cose? Perché io sono un supereroe, ragazzi, e io sono Jack Nobile e devo essere quello sempre aggiornato, quello che deve avere sempre le cose prima e deve farci video. Oh, le marble bianche, bellissime, non le avevo viste. No, a parte gli scherzi, queste che carte sono? Io ho una responsabilità. Io ho una grande grande fortuna, che le aziende di mazzi di carte, per apparire nei miei video, mi mandano un sacco di roba, tra cui robe fighissime come queste. Tempo fa avevo parlato con l'Art of Play e mi ha detto: ma è magnetico! No, vabbè. Ed erano molto interessati a mandarmi le loro robe se io le avessi fatte vedere in un video. E così sto facendo. Poi ovviamente se mi piacciono tanto 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 le metto nei preferiti, vi faccio vedere più nel dettaglio. Ho comprato anche dall'Art of Play un sacco di volte, ma penso di essere giunto ad una decisione finale. A meno che non ci sia un qualcosa di veramente figo, di veramente valido da comprare, che non ha nessuno, che non arriverà in Italia, che devo avere per forza prima degli altri all'istante, e soprattutto che non costi tanto, io penso di non comprare più dall'estero. Una volta avevo scoperto un sito americano che non conoscevano in tanti, adesso forse è diventato un po' più popolare, il quale aveva sempre dei mazzi di carte super esclusivi che non aveva nessuno, anche mazzi strarari, che vendeva a pochissimo, e io li prendevo tutti, ok? Ogni volta io li prendevo, distruggevo il sito, e quando mi arrivavano a casa, io non so come funziona la dogana, penso per il peso, per una quantità di soldi, non lo so, però mi facevano pagare sempre più di 90 euro di dogana, che sono una cifra allucinante, e ho fatto un po' i conti. Io andavo a pagare più di 2-3 euro a mazzo per lo stesso mazzo che avrei potuto prendere in Italia una settimana dopo. Vi faccio un esempio, una cosa che un gioco di magia che in America ho comprato a 90 euro più 50 di spedizione più 20 euro di dogana, lo stesso gioco lo ha avuto a SoK 2 giorni dopo della sua uscita e lo vendeva a 90 euro in Italia, quindi avrei risparmiato più di 50 euro, e capite bene che sono tanti soldi. Quindi tirando le somme per le cose normali come i mazzi di carte e come i giochi di magia, non conviene. Almeno questa è la mia opinione, perché ho speso tanti tanti soldi su giochi di magia, mazzi di carte, e ragionandoci a posteriori, quindi dopo, mi sono sempre detto: questa volta sarà l'ultima, perché non conviene. Con la differenza di soldi potresti prendere tante altre più cose qua. Ma questo ovviamente è solo un mio pensiero, quindi vi chiedo a voi di farmi sapere il vostro pensiero, che cosa ne pensate voi degli acquisti all'estero. Però ognuno di noi è libero di fare quello che vuole.